Siete voi a catalogare in determinati settori ciò che considerate negativo o positivo, bello o brutto, giusto o sbagliato, e ad affibbiare quindi a determinate circostanze o a determinate persone delle energie che siete voi a generare e ad inviare. E dunque, l'energia della rabbia, del rancore, dell'astio, esistono non perché debbano esistere necessariamente, ma perché qualcuno le crea, le tira fuori da sé, e alcune volte questi qualcuno siete proprio voi qui, presenti. Ecco perché vi diciamo di non sentirvi esclusi dai discorsi che riguardano la massa, perché anche voi fate parte della massa. Non sentitevi dunque una parte privilegiata. Semmai il privilegio sta nell'essere a conoscenza e ad avere la consapevolezza di queste cose. Ma la vostra consapevolezza ora non vi porta a questo, poiché se voi foste consapevoli di questo, non generereste ulteriori energie di screzio e dunque, proprio perché in voi esiste la possibilità di una consapevolezza tanto profonda, proprio perché per voi determinati percorsi dovrebbero già esistere, avviene che la vostra anima reagisce in modo tale da dover attirare necessariamente la vostra attenzione su di voi e dunque si ripercuote sul vostro corpo in modo che voi considerate fastidioso, ma che è l'unico che vi porta a rendervi conto che non siete arrivati in quel luogo lontano dove alcune volte voi credete di essere. Se vi diciamo questo, non è per riprendervi, ma è per darvi quello stimolo che ora vi manca. Continua.